a Cataville per altre ricette del genere. Là, via, ora fuori. In tutto questo, Cocò aspetta la sua parte. Voilà. Vedete perché lo metto fuori? Perché qui c'è una bella aria, questo qui è il vento che lo sta muovendo, e si asciugherà bene. Là. Oggi andremo a fare un capocollo stagionato in men che non si dica. Cercherò di farvi sia il video, il taglio del video, che la procedura. In una maniera semplice, rimanete attenti e seguite i passaggi, saranno non molti e semplici, ok? Via. Tanto, pezzo di capocollo che ho già legato perché sennò altrimenti in questa fase della salatura si aprirà. Poi lo vado a rifilare. Ok. Io ho tolto già dei pezzi di grasso da vicino perché se no in superficie c'è parecchio grasso, il grasso non gli farà prendere il sale. Che vedete? Cercate di lasciargli la parte più magra possibile. Guardate qua. Ok? Vedete? La parte magra. Questo qui non lo buttate via, è oro, eh? Attenzione. Sale grosso, marino, a sentimento, pepe nero, a sentimento. Io vado con un pochino di miele, un paio di cucchiai, e poi ci infilo un po' di il fiore della salvia. Salvia, ramarino, ok, voi metteteci quello che vi pare. E questa qui è la mia concia. Semplicemente massaggiamo per almeno 5-10 minuti tutti i lati, tutti i lati, tutti i monti, tutti i mari. Grande capocollo. Benissimo e non bene. Intanto vi chiedo di segnare il mio canale. Stiamo facendo queste cose meravigliose, facciamole assieme. Datemi anche un vostro commento, un vostro suggerimento, ditemi anche cosa vi piacerebbe, insomma, che io facessi, ma vi ricordo che io ho già un centinaio di video inerenti alla norcineria, che insomma andate a vedere, sfogliate nel mio canale, tante cose le trovate. Questo qui l'avevo già fatto, ma lo voglio replicare veloce. Infatti devo anche smettere di parlare. Qua metterò il video su dove tenere, diciamo, i prodotti che facciamo. Se no è inutile tutto quanto il tempo che gli dedichiamo, la carne, se poi non sappiamo dove metterli. Comunque sia in cantina o in frigorifero, se non avete la cantina, molto molto umida e molto molto fredda. Ok, io ce lo terrò 6-7 giorni. Comunque vi farò sapere con precisione perché. Cosa faccio? Tutti i giorni lo vengo a massaggiare 2 o 3 volte al giorno e poi cosa si fa? Gli leviamo i liquidi in eccesso, gli leviamo, gli aggiungiamo il sale, gli aggiungiamo e lo rimettiamo a nanna. Ok, se volete farlo venire più saporito ci aggiungete anche man mano un altro pochino di erbette, ci aggiungete perché questi continueranno a dare un pochino di sapore in più. Ok, ecco bene, voilà. Ci aggiorniamo. Da, vi faccio vedere che qui sto facendo anche un lombo. Vi metterò bim qua il video e vi metterò poi il video di qua. Via, a nanna. Ecco
ci aggiorniamo strada facendo, tu vedrai. Passate 24 ore, guardate il liquido, che lo andrò a togliere, lo girate almeno 3-4 volte, massaggiata, girata, ok, girata, voilà, andiamo a togliere il liquido in eccesso, voilà. Bella gente, siamo arrivati a 6 giorni di salatura del nostro capocollo. Guardate qui, gli daremo una forma corretta. Ok, intanto andiamolo a sciacquare. Lo potete sciacquare con acqua fredda, con tutti e due. Fate quello che meglio credete. Io ora lo vado a sciacquare. La viene asciugata leggermente, senza esagerare, perché ci servirà un po' bagnato, così attecchisce. Allora, ok. Vediamo che è un po' una bella forma tonda. Ok, vino a rifilare. Ok. Che sia squadrato. Olè. Via. E ora qui usate la vostra creatività. Io ci metto un pochino di pepe, gli darà un po' di sapore, e lo disinfetta. Allora, io ci vado a mettere un po' di polvere di per le salsicce, che è un misto, diciamo, qui c'è dentro della cannella, c'è del timo, c'è della noce moscata, le trovate online, comunque se volete ce la mettete, se no. Questa qui è una cosa, è una mia caratteristica. Ora, io ho messo un paio d'ore fa questa vescica essiccata, ok? Che ora dobbiamo asciugare un pochino, diciamo così, più che altro levare l'acqua in eccesso, perché l'acqua gli darà fastidio. Ora. Questo qui è pepe, eh? Non ci ho usato prima per fare un altro. Ok, solo quella in più. Se è un po' umidina va bene. Queste qui le trovate via internet, se no andate dal vostro fornitore, dal vostro spacciatore di modelli, sicuramente lui ce l'ha. E avrà due funzioni questa: una protegge da mosche, zanzare e via discorrendo, e l'altra funzione importante, essendo un budello naturale, gli darà l'umidità al momento giusto, gli darà l'umido. Si ha due funzioni molto importanti. C'è chi usa la vescica, chi usa addirittura la carta, ci sono dei miei video dove c'è della carta, la carta, diciamo, quella gialla. Io vi consiglio di usare questa. Non abbiate fretta nel fare questo lavoro. Non guardate video di una gente che va veloce, perché sì, ci sono dei professionisti, ma ne devono fare tanti. Se voi lo fate per casa vostra, non abbiate fretta. Lo sto facendo piano anch'io per farvi vedere com'è il meccanismo. Vi ci riancorate e questo qui sarà, vedete, un bel fermo. Ne faccio anche un altro per sicurezza. Allora, l'accettino sopra, e ora bucatelo come se non ci fosse un domani. Serve per levare le bolle dell'aria,
per fare uscire l'acqua in eccesso. Vedete? Quando buco, guardate l'acqua. Guardate qui, eh? Guardate. Così tirerà fuori l'acqua in eccesso. In più, cosa farà? Tirerà dentro l'aria e i sapori che gli abbiamo messo, tipo quegli aromi, se li porterà dentro. Vedete qui, si sistemerà bene bene. Guardate qui come si è bagnata. Questo qui serve a innescare la maturazione e a non farla, diciamo, marcire. Così, operazione sotto veste. Faccio così. Così e via. Ok, questo lo trovate al vostro ferramenta, o se no vi comprate quelli apposta online. Questo costa niente, online lo pagate. Ora, facciamo così, questo lo mettiamo fuori. Questo gli darà anche la forma tonda. Il clappio che abbiamo fatto prima, eccolo qua. E ora facciamo una legatura così, vedete, che dice la bice che gli piace più il pennello che la vernice o bice. Ok, ricordatevi di bucarlo ogni tanto, è importante, così si asciugherà più in fretta, le bolle dell'aria vanno via e i sapori entreranno, perché in questo momento la carne è bene bene aperta e tutto quello che c'è intorno, tutto quello che abbiamo messo lo ingloberà, lo farà suo, entrerà dentro. Ok, cosa dire velocemente, tanto ormai questo penso che l'avete capito. Dobbiamo poi fare stufatura e asciugatura. Io cosa faccio? 2-3 ore lo tengo fuori all'aria aperta, al fresco, solamente 2-3 ore. Ok, questo perché mi si asciuga prima, tanto ne ho fatto uno solo per questo video, non ci sono problemi, non è che mi faccio una schierata enorme. La temperatura me lo permette anche, fuori saranno su 18-20 gradi e me lo permette, e farà una sorta di asciugatura in questo momento, con tutta l'aria fresca. Colerà, attenzione dove lo mettete, perché vi sporcherà in terra. Questa fase vi fa fare una stufatura in un punto della casa dove è superiore ai 20 gradi e ci rimarrà per un 48 ore in questo punto qui. Dopoché, dopo passati diciamo 3-4 giorni, ok, dove è bello asciutto, ce ne rendiamo anche conto perché lo andiamo a toccare ed è secco qua sopra, ed è secco, non è più morbidino, ok. Il profumo lo sentiamo pure, a questo punto va in cantina. Quanto ci resta in cantina? Questo pezzetto qui minimo 3 mesi ci deve stare, 3-4 mesi. Poi per chi ce la fa, è coraggioso e non è ciccione goloso come me, andrà anche un pochino oltre, ma per me 3 mesi questo qui è sufficiente, anche perché la mia golosità non mi permette di andare oltre. Già adesso io me lo mangerei, figuriamoci. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, mettetemi like, commentate e vi ricordo che faccio anche consulenze private a pagamento, video consulenze, vi posso aiutare su qualsiasi tipo di salume e vi darò le basi o qualche cosa magari che non riuscite, io ci sono. Questa ricetta secondo me è molto interessante ed è anche abbastanza semplice, se voi però prima di tutto capiate dove lui deve rimanere, non è tanto l'esecuzione che abbiamo fatto ora, è da ora in poi il difficile, se vogliamo che non diventi carne secca, ma che diventi un salume con tutte le sue caratteristiche, perché se noi non curiamo bene dove va, è carne secca, non è capocollo stagionato, che è ben diverso, ok? Farà lunga, grossa, nera, fuori sarà, diciamo così, secco e dentro sarà asciutto, comunque sia. Voilà, segnatevi al mio canale, mettete la campanellina, così vi avviserò quando lui sarà pronto per la degustazione, ok? Bim 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 qui, e se non ve lo mettete la campanellina e non vi segnate al canale, questa degustazione o altre non le vedete. Okay. A Cataville per altre ricette del genere. No, via, là fuori. Tutto questo, Coco, aspetta la sua parte.
Vedete perché lo metto fuori? Perché qui c'è una bella aria, questo qui è il vento che lo sta muovendo, e si asciugherà bene.